Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, era un po' che non facevo video su questo canale, ma volevo tornare per augurarvi buon 2022, l'anno della tigre. Per questo motivo mi sono vestito un po' con i colori tipici della tigre, insomma, più o meno. Cosa volevo fare in questo video? In questo video volevo farvi un tour della casa dove sono stato per Capodanno. Questo Capodanno l'ho passato giocando a giochi della Switch, a fare giochi da tavola, un po' con tutti i miei amici giapponesi che sono venuti a trovarmi. Abbiamo fatto questo Natale in 8 persone, ma proprio all'insegna del relax, ordinando pizza, giocando in casa, proprio un Capodanno come piace a me. Tipo qui con la copertina, è stato proprio bello perché a me piace fare, insomma, non lo so, io non sono mai stato un tipo da feste, balli e rock and roll, quindi passare un Capodanno così mi è proprio piaciuto, vi dico la verità, perché volevo rilassarvi. E niente, questo video volevo fare un piccolo tour della casa, volevo farvi vedere appunto la casa dove sono stato per Capodanno e niente, spero che vi possa interessare perché questa casa tipica giapponese, super carina, in questo posto appunto di Osaka. Poi siamo anche andati a Kyoto, ma mi sono davvero divertito, mi è proprio piaciuto fare un Capodanno così. E tra l'altro poi devo dire Monopoly Super Mario è veramente divertente. Devo dire che mi sento veramente fortunato ad avere amici giapponesi che mi vogliono. Oh, non ho acceso il microfono, ecco, vabbè, l'audio è un po' così, ma questo si sa che è il canale secondario, quindi va bene anche senza l'audio del microfono che ho qui. In ogni caso, niente, ho fatto anche tanti video crime, infatti di solito io mi svegliavo prima dei miei amici giapponesi e mi mettevo qui a registrare un video, oppure dopo che magari andavano a dormire andavo avanti a registrare, perché devo dire che questi giorni io li ho accusati un po' per lavorare, anche perché tra poco tornerò in Italia e dovrò fare comunque una serie di esami, gli ultimi 4 esami che devo fare per un IBG, quindi per Bergamo. Devo dire che non so perché, ma non mi entra assolutamente nulla in testa in questo periodo, tra lavoro eccetera, perché io non ho neanche fatto vacanze di Natale, ho lavorato tutti i giorni, ma ho scelto io di fare così perché così poi mi posso prendere le vacanze con calma quando tornerò in Italia. Io volevo tornare il 16, ma mi sa che non riesco più a tornare perché, cioè tornerò, ma tornerò magari un po' più in là, perché ormai mi hanno detto che gli esami li posso fare a distanza. Quindi io mi sono detto, ma in tutta onestà, chi me lo fa fare di tornare per gli esami? A sto punto faccio gli esami a distanza e poi torno, ammesso che non devo fare quarantena e che non sia troppo traumatico, così mi posso fare anche la terza dose di vaccino e quindi speriamo che questo mi permetta di spostarmi tra regioni, anche perché io comunque sono di Trento, ma ho tantissimi amici per esempio che vivono in Veneto o anche in a Bergamo soprattutto, e tante persone che vorrei incontrare, e senza questa terza dose non posso incontrarle. Sinceramente anche tornare in Italia per me avrebbe un pochino poco senso, ecco, quindi è per quello. In ogni caso, vabbè, scusate per questa lunghissima premessa, ma comunque è stata comunque questa settimana che ho comunque passato all'insegna del relax, perché devo dire che non è che sia stato chissà che impegnativo insomma lavorare durante questo periodo, anche perché ok, Singapore c'era chi lavorava, magari c'erano delle campagne da settare, ma nulla di che. Poi fare YouTube per me, i video crime, è sempre un piacere, quindi sì, anche un lavoro, diventato proprio un lavoro, non tanto per quello che faccio su YouTube, ma quanto più quello che faccio su altre piattaforme. Anche Instagram adesso sono attivissimo, e anche quello diciamo che comunque mi sta dando dei buoni risultati, quindi se volete vedere un po' le mie immagini, che adesso pubblico molto più spesso, potete andare a seguirmi su Instagram. E niente, comunque io vi ringrazio sempre per seguire questi miei video, spero
che questo video su questo canale vi possa piacere lo stesso, anche se non è che ho particolarmente tante cose da dire. E niente, quindi buona visione con il video della casa, spero che questo tour appunto vi piacerà. Un mega saluto da Seba e iscrivetevi sempre a questo canale, se avete richieste per video altro fatemelo sapere qui sotto, e io spero davvero di poter tornare in Italia a febbraio per un mese e mezzo, forse anche due, perché mi manca tantissimo l'Italia, perché sono quasi 2 anni adesso che non torno e ho veramente tanta voglia di tornare, per quanto io amo e adorerò per sempre il Giappone, che ormai è comunque la mia seconda casa. Un saluto da Seba e alla prossima, ciao! Ed ecco qui il tour della casa, guardate che bel posto, guardate che casa bellissima tradizionale giapponese. Ecco qui l'entrata e apprestiamoci a fare questo tour. Busta delle lettere e pianta. Entriamo adesso subito nella parte del Genkan. Ecco come si presenta il Genkan, con questo gradino dove prima di mettere i piedi sopra ci si toglie le scarpe. Tolte le scarpe si può entrare in casa. All'entrata abbiamo anche questi ombrelli e questo comodo calza scarpe. Le porte giapponesi, di solito questa è dotata di 2 sistemi di sicurezza, vedete, potete chiudere qui e anche qui. E poi potete anche chiudere questo così, nessuno può entrare nemmeno con la chiave. Una volta che ci siamo tolti le scarpe nel Genkan, è arrivato il momento di entrare in questa casa. Wow, guardate come si presenta bene. È veramente carinissima, non c'è nulla da dire, cioè mi piace davvero tantissimo l'aspetto che ha questa casa, con i tavolini proprio tipici giapponesi, vedete. E poi il tatami, rigorosamente. C'è questa stanza, lì potete vedere che abbiamo il wifi, qui così. Qui c'è il wifi, poi qua, questo lo spegniamo già che stiamo per uscire. E sono anche molto contento perché, vabbè, questo essendo Capodanno la casa è molto fredda, però tutte le stanze sono munite di questo del riscaldamento, quindi diciamo che va bene. Vabbè, questo è l'angolo giacche, come potete vedere qui. Questa è la giacca mia nuova, che me la sono presa per quest'anno, per questo inverno, mi piace un sacco. Poi potete vedere qui c'è il ferro da stiro, tutto quello per disinfettare. Poi qui c'è un'altra stanza dove abbiamo giocato un po' a vari giochi da tavolo durante questo Capodanno. TV bella grande, e là c'era anche il servizio da tè, che in realtà quando sono entrato era qui, come vuole insomma la tradizione giapponese, ma a me piace di più non avere niente in giro perché mi dà questo senso di relax. Ecco, poi qua c'è l'armadio munito di tutto, guardate quanti asciugamani che c'erano, e tra l'altro c'erano tipo 6 coperte. A me piace tantissimo mettermi su questi piccoli tavolini con queste coperte, stare lì comodo a guardare TV, mangiare, insomma per Capodanno perfetto. Proseguiamo con la casa. Qui ho preso un sacco di video true crime, spero che vi piaceranno i video che ho realizzato. E poi aprendo qui, cosa troviamo? Il giardinetto, vedete, è proprio tipo la casa di Ranma, non so se qualcuno ha mai visto l'anime, però vedete qua, aprite. E c'è questo piccolo giardinetto, vedete, questo sarebbe stato molto carino, tuttavia era un pochino freddo, quindi non l'abbiamo mai usato. Poi c'erano anche queste scarpette simpatiche che non ho mai avuto l'occasione di mettere, però fosse stato più caldo, se venissi qui magari l'estate, magari qui una cosetta da bere sarebbe un posto carino e rilassante. Proseguiamo, zona bagno. Allora, abbiamo qui... abbiamo il water, rigorosamente con tutti i bottoncini che ci piacciono tanto, come vuole anche qui la tradizione giapponese. Poi abbiamo... ma qua spegniamo la luce, visto che stiamo per uscire. Poi qui abbiamo la zona vasca da bagno. Ecco qui, saluti. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video, yay! Video casa.
Poi qua abbiamo il lavandino, era anche munito di tantissimi spazzolini da denti che però ho finito per usare, finire. Rasoi vari. Questo mi piace tantissimo che è il sapone, qui c'è scritto Kirei Kirei, sarebbe bello bello. E vedete, premendo esce. Ecco, vabbè. In ogni caso, vedete, è proprio carino che fa tutta questa schiuma. A me piace il sapone così. Spostiamoci adesso nella vasca da bagno. Ecco, questa vabbè, la zona bagno, vedete, vasca bella, bella grande. E poi abbiamo sempre lo specchio, non so perché in Giappone c'è sempre lo specchio, perché prima ci si fa la doccia e poi si entra nella vasca da bagno. Ricordiamo che spesso la stessa acqua viene riutilizzata magari per più membri della famiglia per farsi il bagno. Questo succede molto spesso, quindi è per quello che bisogna prima farsi la doccia e poi entrare in vasca. Poi questo bagno in realtà è un po' vecchio, quindi non c'ha i pulsanti per riscaldare l'acqua, ma molto spesso ci sono questi pulsanti. Allora, ma ditemi la verità, quanto vi mancava la mano di Seba? Spostiamoci adesso nell'angolo cucina. Allora, vabbè, piccolo tavolino. Poi qui abbiamo la lavatrice, lavatrice in cucina. Poi qui abbiamo un po' di Misoshiro, un po' di zuppa di miso. Il caffè che ormai l'ho bevuto, queste uova. E poi qua abbiamo la macchina per fare il riso, anche se non l'abbiamo mai usata. Wow! E il bollitore dell'acqua calda, frigorifero, un pochino tutte le cose che abbiamo comprato per Capodanno. Guardate quanto cesso, però vabbè, abbiamo cercato di fare wakero, quindi di mettere l'umido, eccetera. Quindi vabbè, speriamo che almeno siano facili da buttare, ma sapete che in Giappone ci sono dei giorni specifici per buttare la spazzatura, quindi noi, non essendo di questo posto, abbiamo fatto un po' fatica. Poi qui abbiamo anche tutti gli utensili della cucina. Guardate che c'è anche questo, non so se per fare l'okonomiyaki, io sapete che non sono bravissimo in cucina, per quanto io abbia assieme a Chiara un canale sulla cucina italiana in giapponese. Vabbè, tralasciando, chi vuole iscriversi al canale vada a farlo perché è un canale divertente. Non metto i sottotitoli per ora perché faccio troppe poche visite, ma se qualche buona anima vuole aiutarvi con i sottotitoli, per favore si proponga. I volunteer as tribute. Qua Pizza Hut, da buon italiano, la pizza super americana, vabbè qua il lavello, non è che ci sia poi tantissimo da dire. Questa è tipica delle casette un po' antiche giapponesi, non so se l'avete notato magari in qualche anime, però è sempre carino. Parte più interessante della cucina è questo mestolo con lo smile. Ma adesso andiamo al piano di sopra. Bene, allora c'è questa scala. Vabbè, vedete? Saliamo le scale, saliamo le scale ed eccoci qua al piano superiore. Particolarità, questa finestrella che non lo so, mi dà sto senso di Japan, mi piace un sacco. Ok, first room. Qui abbiamo due futon. Guardate che bella luminosa sta stanza. E vabbè, finestra, anche qua c'è sempre il riscaldamento. Poi altra stanza qui che volete volendo si può dividere con queste porte scorrevoli. Qui ci sono altri due futon, quindi qua vedete ci sono già quattro posti letto. E in più, vabbè, qua altra finestra bella grande. E è carina perché c'è anche la vista, se voi vedete. Guardate quanto grida Giappone questo posto, cioè veramente sembra proprio di essere. Guardate la casa davanti, ma in realtà è anche la nostra casa abbastanza così. Cioè, è veramente carino. Cioè, ragazzi, non vi sembra di essere dentro un anime? Troppo bello. Allora, poi bagno numero 2. Qui abbiamo un altro asciugacapelli. Tra l'altro, due bagni, due asciugacapelli. E qua, vabbè, sezione doccia. Al piano 2 non c'è la vasca da bagno, ma c'è il. Ma c'è la doccia. Poi proseguiamo qui, altro bagno. Altro bagno, anche qui c'è un altro bagno, rigorosamente anche questo con tutti i pulsantini. Proseguiamo adesso nel vedere l'ultimissima stanza. Ed eccola qui! Ecco qui l'ultima stanza, stanza matrimoniale. E niente, qua ci sono due posti letto, quindi per un totale di sei posti letto. Anche qua il condizionatore e l'estintore, in caso ci siano.
dei momenti bollenti in questa stanza da letto, in questo letto matrimoniale. Bene, questo è tutto per il video di oggi. Oh, mi spiace davvero salutare questa casa perché mi sembrava veramente di essere dentro un film di Ghibli, ma io spero che questo tour vi sia piaciuto e spero di poterci tornare presto. Un grazie particolare sempre per vedere i miei video e un abbraccione da Seba. Abbraccio!